Instant Gaming è un sito che vi permette di acquistare risparmiando chiavi di gioco per le principali piattaforme. Oltre alla sezione con i principali titoli in tendenza e le migliori offerte, trovate la lista dei giochi attualmente in preordine, in cui risparmiare cifre anche importanti per acquistare giochi in arrivo. Ma non finisce qui, perché sono disponibili offerte anche sugli abbonamenti online come Nintendo Online, PlayStation Plus e Xbox Game Pass. E se il gioco che vi interessa è per console e la key non è disponibile? Nessun problema, perché potete comunque acquistare una gift card in offerta e ottenere del credito per i principali store online, spendendo una cifra inferiore al credito che otterrete e creando quindi direttamente il vostro sconto. E chiaramente non dimenticate di partecipare anche al giveaway mensile per avere la possibilità di vincere un gioco a vostra scelta. Se vi interessa, trovate nella descrizione di questo video i link al negozio e al giveaway. Detto questo, grazie ancora a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo video. Sir Fredel Foundation Europe. Eh sì, di Parallel Studio. Ok, va, qui c'è la roba. Esplorando l'oceano con Stan troverete importanti informazioni sulla storia di Sir Fredel e sulle azioni che ha intrapreso per la tutela dell'ambiente. Inoltre potete scoprire in che modo la società fa parte della storia di Stan. Avrete anche la possibilità di sbloccare gli obiettivi di Sir Fredel attraverso gli oggetti da collezione. I messaggi sono stati trasmessi direttamente da Sir Fredel Foundation in base a decenni di lavoro sul campo e di ricerche sulle criticità che presuppone la conservazione degli oceani per le generazioni future. Quindi c'è anche comunque un messaggio ecologista, no? È un'organizzazione, Sir Fredel Foundation, un collettivo no profit di attivisti che agiscono sul campo per proteggere gli oceani per le generazioni future. Per oltre 30 anni Sir Fredel Foundation Europe è stata e continua a essere un'autorità riconosciuta in diverse aree di competenza: rifiuti marini, qualità dell'acqua e salute pubblica, gestione delle coste e cambiamenti climatici. Ma che bella cosa comunque. Dai, è bella questa cosa comunque. Figo. Ok, ok. Vedete, Spotlight Quantic Dream. Non è, cioè, non è di Quantic Dream, ma Quantic Dream lo ha comunque aiutato nella pubblicazione. Ok. Seleziona un adesivo per i tuoi dati salvati. L'adesivo sarà visibile sulla tua tuta da immersione. Ma che bella questa cosa. Vabbè, mettiamo quello rosso, dai. Figo. Ok, dai, dai, andiamo. Esistono tre tipi di persone: i vivi, i morti e quelli che vanno per mare. Ah. Base to Capsule 12. Capsule 12, come in. You there, Stan? I'm sorry. Who is this? Purtroppo non ve li posso aumentare i sottotitoli di dimensione, mi sa, ho controllato. Semmai ricontrolliamo una volta cominciato il gioco, però secondo me non... The big man himself was running my orientation. I'd have put a tie on. Ah, there's gratitude for you. The finest in Unitrench deep sea fashion, and he talks about dressing up. How you doing, old man? Old indeed, but fine. Glad to have you back. Yeah, well, you're probably the only one. Let's just get this suit calibrated, okay? Drowning on my first day would be embarrassing. I mean the headlines alone. Oxygen and seals were signed off by the prep team. Well, great. My compliments to the tailor. Not just any suit, Dad. Packed to the gills with cutting-edge technology. Cutting-edge technology, attenzione. Just means there's more that can go wrong. Forget about it, you'll be fine. Non so, io questa cosa di stare nell'abisso la trovo veramente terrificante. Cioè, fa una paura incredibile. So how about it, lad? Ready to head back into the blue? You have no idea. Però è fuori sync. Audio è fuori sync, ho notato. Ok. Appena salvo riusciamo alla partita. Nice and easy. That's the spirit. Don't forget, keep an eye on your oxygen. Try not to overextend the seals. Devo un attimo controllare una cosa, perché ho paura che sia il programma di streaming. No. All right. No, l'audio di gioco è async. Era il labiale che non era async con...
con la cosa, la modalità eco, no? No, mi sa che non c'è la possibilità di aumentare la dimensione sotto. Ah, sì! Ah, 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 ah! Inaccessibilità? Allora, vi aumento il sottotiro, ok, figo. Va bene. No, l'ho provato Subnautica, ma no, non è la stessa cosa, nel senso... quello mi sa che è più gestionale, io parlo a livello proprio contemplativo e soprattutto di vita vera. Io ho fatto delle immersioni, vabbè, una decina di metri, ho fatto tipo cacatine, non ho fatto chissà che. E oltre al fatto che ho avuto mal di testa perché non riuscivo a compensare, mi hanno fatto scendere anche se non sapevo compensare, ero molto piccola, sono stati gli animali, ho avuto mal di testa per tipo 2 giorni, ero pure spaventata. Però non lo so, cioè mi fa molta meno paura volare. Volare appunto anche lì col padre di Michele Sabago sono stata sull'ultraleggero, ho fatto dei voli anche giravolte, cose lì, ve lo giuro, quello non mi faceva paura. Ma stare sott'acqua, ma in generale il mare mi fa paura, lo trovo, non lo so, mi fa ansia. Cioè, se mi dite un rumore rilassante, per me il rumore del mare non è rilassante. Un ruscello sì, non è l'acqua il fatto, il mare, il movimento delle onde a me fa agitare, non fa rilassare. Mentre un'acqua che scorre, un ruscello invece mi piace da morire. Una fontana, quindi il suono dell'acqua che corrente mi piace, ma il mare, la risacca, non lo so, mi sa proprio di... mi fa pesante. Allora... The mini sub should be all set up by now. Bravo nel caramello! Right. Grazie. Head through there. That's the garage bunker. Allora... Trova Moon. Qui vedete possiamo anche disattivare l'HUD. It's been a while. Sta parlando coi pesciotti. Si può disattivare l'HUD per avere una maggiore immersione, no? Immersione! Sì, comunque avevo giocato l'inizio, avevo giocato questa parte. Poi mi piace perché vedete l'acqua non è trasparente, appunto. C'è questa patina, questo effetto offuscato, perché cioè, comunque l'acqua non è pura. Heading in. Comunque, quindi lui ha dell'esperienza, già parecchia esperienza, però diciamo che è tornato a lavorare dopo tanto tempo. Looks like a lift. Lo spippolo, ragazzi, lo spippolo. Ma è bello comunque perché hanno avuto il pensiero di fare l'animazione della roba che si rimpicciolisce, cioè non se la ciapa così in tasca. Selemone, allora, la tua recente richiesta è stata approvata anche se non so cosa ti ha spinto a farlo. Questo tipo, Selmurai, ora è sotto la tua supervisione come operatore offshore. Messaggio delle risorse umane di Unitrench a Timothy Graham. Tim era quello con cui parlavamo prima, no? Ok, queste sono tutte le cose che si possono trovare. Congratulazioni dipendente, come ha detto la manutenzione offshore sei un membro fondamentale della famiglia Unitrench. Il tuo benessere è la nostra priorità. Grazie a ricerche approfondite abbiamo scoperto che tenere un diario aiuta a mantenere stabile l'emotività. Il che significa che ci si sente meglio, si vive meglio e si lavora meglio. Ecco un notepad. Unitrench, dove inserire le voci del giornale di bordo quotidiano. Ricorda, più personale la notazione, maggiore la forza d'animo. Benvenuto a bordo, Jeremy Cruz, direttore operativo. Le voci del giornale di bordo sono soggette al diritto marittimo internazionale.
sole proprietà esclusiva di Unitrench. I dati inseriti possono essere utilizzati a scopo di ricerca e monitoraggio. Ma che bello, bravi. La mappa. Trova Moon nel sottomarino di trasporto. Ok, quindi routine fotografiche principali, oggetti dell'inventario, risorse, progetto di lavorazione, potenziamenti, decorazioni, filtri fotografici. Guarda quante cose. They must have used something like this to get all my stuff down. Better not have broken anything. Oh. No, ragazzi, mi dispiace, io spippolo. Where's all this coming from? Sta monnezza, la prendiamo noi, facciamo pulizia. Buon pomeriggio, ragazzi, buon pomeriggio. Chi sta arrivando? Cos'è un granchio? Un granchio incastrato nelle texture, poverino. It's darker in here than it is out there. Well, that's not right. Looks like something tripped up the fuses. Been a while since anyone's been down there. Hang on a moment, I've got maintenance on the other line. Cioè, io già ho l'ansia a stare qua dentro. You're going to need to power up the place manually, so head on through to the generator room. Questo? Fairly sure I didn't tick engineer on my application form. Lucky for you, Unitrench had the lowest common denominator in mind when designing our facilities. There's a couple of Jennies in here with big old startup levers. Find, pull, voila, instant power. Okay. Whatever. But if this goes wrong, I'm not paying for it. Non ne basta uno? Ah, ne bastava una, erano tre, ma ne bastava una. Perfetto. Ok, done. We have power. We have the power. Immersivo, sì, è un gioco immersivo, ragazzi. Tanto noi abbiamo la sindrome del procione. E raccogliamo tutto. How big is this place? Big. It's the hub for a load of the systems in these parts. The garage itself is another part of the facility. See that door beneath the fans? Attenzione, inquinamento da plastica. Uno dei segni più letali del nostro passaggio. Tartarughe che rimangono incastrate negli anelli di portalattino, foche che muoiono soffocate dai tappi di bottiglia. Ogni pezzo di plastica è un potenziale assassino. Si pensa che negli oceani sono presenti tra 75 e 200 milioni di tonnellate di plastica. Emma ha detto che corrispondono a quasi 25.000 miliardi di microparticelle di plastica. Non sapevo nemmeno che esistessero numeri così grandi. Non riesco nemmeno a immaginare i danni che una tale quantità di plastica sta causando ai mari. Infatti, diciamo che anche l'idea del riciclo di plastica, della plastica, non dico che è una bugia, ma quasi. Si parla tanto dell'inquinamento, però si sottovaluta tantissimo quella che la plastica è un lento, inesorabile avvelenamento. Cioè la plastica è una roba, tutti a dire merda del nucleare, ma vabbè. I'm gonna have to swim to it. You're going to have to swim to it. Plastica è terribile. How much air does this suit have again? Okay, all right. Attenzione, abbiamo la verticalità. Remember, you can adjust your depth as well as your direction. That suit's pretty hardy, so don't worry about poking any holes in it. Believe me, the pencil necks put it through more stress than you ever will. Ok. Quindi a un certo punto ci si può muovere pure in verticale, vedete, pure qua. Non c'è solo la camminata, per fortuna. Okay, another door. Hang on there a moment. Time for what the boys in HR call a learning opportunity. Ah, sì? If you're sure. Prendi il cilindro di ossigeno.
Have a look over there. Oh, yeah. Oxygen sticks. Two steps ahead, as usual. I forgot they integrated them into the training. Pretty impressive stuff, Tim. In-suit oxygen resupply. You have no idea how much of a headache those things were to get working. Don't go leaving that empty case just lying around, though. Unit Trench are committed to a minimum impact operation. Ecco. Also, you never know, might come in handy. Sì, ma è carina questa cosa. Ce lo usi, proprio diventa materiale di crafting. Un'isola di rifiuti di plastica che galleggia in superficie. Quelle qui intorno sono relativamente piccole, ma Emma mi ha parlato di una nell'Atlantico settentrionale che si estende per centinaia di chilometri. Centinaia! Infatti l'anno scorso ho partecipato a una grande protesta contro questo tipo di inquinamento insieme a organizzazioni come Surf Rider. C'era una grande conferenza dei dirigenti del settore petrolifero, nei trench era presente ovviamente. Alla fine hanno fatto intervenire, lo ha detto, la sicurezza per far sgomberare i manifestanti. Oh. Però beh, è carino comunque come le infilano queste informazioni, sono purtroppo è tutto vero, cioè nel senso, appunto, è un lento assassino, per adesso la sta pagando più la fauna marittima, ma è così. Job's a good one. Head on through to the garage. Allora, vediamo questa Moon. Getting a little claustrophobic in here. Wait, are you telling me they haven't put the wallpaper up? Parlano un sacco comunque. Stan, it's lovely. Clouds and little birds. Soothing. Very funny. And there she is, the Moon. Pride of the Unitrench fleet. Eccola. Really? No, she's a piece of junk, but good enough for the likes of you. Really helps the crushing anxiety, old man. I'm joking. She's a solid piece of kit. Attenzione. Now you're a fully qualified unit trench service diver, we spared no expense. Drone operaio. We thought she might come in handy. Che mi frega del... Decouple those clamps first, obviously. A couple of buttons on each side there. You know the drill. Sì, ma c'è... C'è un tesoro, scusatemi. Io dove sono in questa mappa? La mappa è tanto figa, ma io non so. Io non mi vedo. Ah, qui, ok. Questa sono io. Ok, questa freccina. Ma non la posso muovere? Cioè, non la posso ruotare, è fissa. È una mappa disgraziatissima. Allora, qui c'è il garage bunker, tutto tanto bello, però. Lì ci sono i blocchi per i smorsetti, per staccare la Moon. Ma mi sa, forse qua non c'è niente per ora, non posso spippolare. Vabbè, togliamo i blocchi. Altro l'ansia, che c'è pure l'ossigeno, cioè. Giustamente. A carbone. No, non mi viene la nausea qua. This is the training ground for kiddies. I used to work in the real deep, way down at the original site. Contratto di lavoro di Stanley Murray, che siamo noi, 38 anni, ha detto la manutenzione offshore classe 3. Ruolo precedente era un sommozzatore portuale di classe 2. Firmando la documentazione allegata, il suddetto accetta di svolgere... Ecco, la cosa che mi fa sboccare è che ti tremola il testo. Non capisco perché hanno fatto questa scelta. È fastidiosissima. Firmando la documentazione allegata, il suddetto accetta di svolgere tutti i compiti previsti dal supervisore Unitrench assegnato da qualsiasi membro del comitato consultivo offshore di Unitrench. Unitrench è un'organizzazione molto, molto cara, molto gentile e molto umana.
Il suddetto rinuncia a qualsiasi diritto di intraprendere azioni legali contro la società in merito al carico e all'orario di lavoro, alle condizioni mediche preesistenti e quelle riscontrate durante il periodo di lavoro, o a infortuni, morte, negligenza aziendale o licenziamento. La società si riserva il diritto di prendere la tua anima e modificare la tariffa e le modalità di retribuzione con preavviso di un'ora. Un'ora. In caso di mancato rispetto di queste condizioni, la società si riserva il diritto di interrompere il rapporto di lavoro senza preavviso e di intraprendere tutte le azioni legali ritenute opportune in base alle circostanze in cui si è verificato il mancato rispetto. Qualsiasi discussione con altri membri del personale o con soggetti esterni legati o correlati alla creazione di un sindacato o di un'unità di contrattazione collettiva comporterà anche il licenziamento senza preavviso. Perfetto! Count yourself lucky we don't need you down there, lad. I mean it. Wow! Che belle persone! Second lock away. La Naui è il tuo lavoro attuale? Vabbè, sì, ma in realtà, dico, magari così un pochino estremizzato, ma neanche troppo, Non... Ok. Climb on board now. All right. Just like in training. Primary motor on. Check flaps and rudder. Spinning up rotors. No, quindi era solo quel video che era fuori sync. Not just a pretty face. Think of it like swimming. But faster. Va bene. Oddio, quei pesci vicino alle turbine. Quei pesci vicino. Stava per fare il sushi. Stava per farsi il sushi. Off you go. Yeah! Doors working as intended, I see. The wonders of automation. Hai i comandi invertiti, okay. I was kind of expecting a big reveal there, Tim. It's all about timing, dear boy. You'll see. Lots of life. Even down here. Now, let's get you out of this cave and... No, in prima persona, siete pazzi. No, no. No, ma siete pazzi, no, no. Prima persona. Ma do i comandi invertiti. There she is. Told you it was about the timing. She can be a beauty, that's for sure. All right, quite enough of that. Off you go. You need to reach the life module. That's the tub you'll be calling home for the next few weeks. You can use the sonar system to highlight your position. Should make getting lost a little harder. Ah, ci sono un sacco di cose, vedete, a esplorare in giro. Heading there now. Tipo, io posso fare qualcosa adesso? Cioè, mi dici rifiuti in plastica, però non posso fare niente. Cioè, mi fa piacere, ma non è il momento. Impianto nei trench. Sì, e vedete già comunque che cambio di atmosfera, perché si è passati, a me è piaciuto un sacco pure questa cosa, si è passati a quell'atmosfera claustrofobica, rugginosa, a comunque un ambiente, sì, sicuramente profondamente modificato dall'influenza umana, ma comunque molto più aperto. Casa area 1. Perché probabilmente ci si sposta, si raggiungono zone diverse. Guardate belle le orchette. Guardate quanto stiamo inquinando. That must be the life module. Looks like a lighthouse. On the bottom of the ocean floor. Che figo. Quite the view. See the docking bay there? Moon will fit snug as a bug. Procedure can be a bit fiddly though, so just take it slow. Pay no mind to the drone there, it's assigned to the area, odd jobs and so on. But try not to run into it.
Docking complete. Heading inside. Roger that. Okay. Ah, no, 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 scendi, scendi, scendi. Ok. Che guanti sono diversi. I'm in the airlock. Excellent. Get that suit off and call me on the radio when you're inside. Just gonna sit for a second. This is all. Hey, take your time. Been a big day. Yeah. Thanks, Tim. No worries. See you inside. Okay, this is not as bad as I expected. Cioè, stare sott'acqua, actually... nonna. Okay, cozy. Cozy, addirittura. Alzarti. Does, is this right? Hey, Tim. Finally. Okay, now the fun part. Press that button over there on the panel. Is that the light switch? You'll see. Okay. New user identified. Stanley Morey, level 3 worker. Welcome aboard. Stan, meet Mercury, the newest addition to the Unitrench family. Ah, a talking computer. Merc's a glorified calculator, but he'll help with the admin and the like. Just don't expect any debates on the meaning of existence or anything. Hmm, pretty swish. You're worth it, Stan. Only the best for Unitrench employees. Uh-huh. Why do I think you're joking? I'm offended, lad. Anyway, okay. Now you two are acquainted, you should have access to all the rooms. All rooms now unlocked. I'll give you a moment to familiarize yourself with all the luxurious facilities at your beck and call. You're welcome, by the way. I'd start with the storage room. Make sure your stuff arrived in one piece. Allora. Hello, user Stanley Morey. Update downloaded. Packet size 300 kilobytes. Time taken 3 weeks 6 days. Bene. Daisy. Daisy, assistant. The title suits me well. Today's fact of the day. Unitrench was the first commercial drilling company to use unmanned drones. Neat. Today's fact of the day. Mama, Unitrench was the first commercial drilling company to use unmanned drones. Neat. Well. This is damn right hospitable. TV and everything. Ah, damn thing's frozen shut. That could be an issue. Come? Il frigo non funziona? Yeah. Hmm. Yeah, this'll do nicely. Weather off the coast continues to be unseasonally calm. Great news for the local sailing regatta set to start tomorrow morning. Guess this thing's my only company down here. Not having Emma around is... it's gonna take some time getting used to. I'm not. Nothing but bad news these days. Allora, il deposito. All right. Seems simple enough.
La doccia, il water. E tanto poi dobbiamo tornarci comunque qua. Not bad, considering what I went through. Cos'è passato? Ti vuoi controllare? Oddio! Oh, controlli i due lati della faccia. Fai delle cose orribili. Oh, Dio. Ok. Oh. Yeah. I can make this work. Oh, hey, a computer. They really did push the boat out. Quanti libri. I can call Emma from here. Che è successo con Emma, Stan? Che è successo? I'm responsible for you guys now. Some classics here. Not my normal kind of read, but hey, I'm open to change. C'è la Divina Commedia. No. Non riesco a leggere, ho letto la Divina Commedia perché era in italiano il titolo. Vabbè, qui ci sono le fasi contemplative, che tra l'altro è una molto Quantic Dream come cosa comunque. Chi è questo per? I'm the only one down here and they already bagged me. Allora, il PC lo facciamo dopo. Exposed. Good job I'm alone. Seems kind of redundant. No. Given, you know, bomb the ocean and all. No, non funziona così. Non è che con l'acqua del mare sei pulito e soprattutto non la tocchi. This looks like the storage room. All right. Ah, hey. Come on. Last guy must have left it behind. Nel modulo abitativo ho trovato la macchina fotografica, dovrei provarla. Tartaruga, liuto, polipo. Polipo. Non si chiamano polpi. Squalo azzurro. Orca, megattera, balena azzurra. Foca, squalo balena, squalo elefante. E io che cazzo ne so la differenza tra uno squalo balena e uno squalo elefante. Vabbè, io fotografo tutto quanto e non ci penso più. Forse me le segna? Forse me le segna, magari mi fa segnare le bestie. Crafting table. Had a whole training module on this thing. Raw materials go in, useful stuff comes out. Very fancy. Sì, poi si sbloccherà. Deactivated. Con i materiali, no? De che trovi, puoi craftare cose, non so che cosa, ma puoi craftare cose. Think everything made it down okay? Thank God. If something had happened to these. Well, should hang them up at some point. Without drilling any holes. Ma essere che vabbè, fa le battute da solo. E niente. Assuming you've no complaints, the rest of the day is your own. Make yourself at home, get some rest. Tomorrow we get to work. Nighty night. Not Tim. I should probably check in with Emma. Quite the view. Allora, Emma. Complicated than a telephone, but I think we're good to go. Al momento boomer. Hi, this is Emma. I'm not here at the moment, obviously, so do the thing after the thing. Oh. Hi, Emma. It's Stan. It's me. Hi. I made it down okay. I know I didn't what we said before I left. You said you needed space, right? And I needed space, so. So yeah, this is space. Tim set me up with a phone. Obviously, it's the number I gave you. He said the line should be fixed by now, but
yeah, it's Unitrench, so who knows? I miss us. I miss. You know what? I'm gonna let you go. Call me. Okay. You should get to bed. Mi hanno detto che devo tenere un giornale di bordo, pensieri personali, eventuali problemi, cose del genere. Pare che aiuti a mantenere stabile l'emotività. Mi fiderò di quel che dicono. Questa è la mia seconda missione come sommozzatore, la prima in cui vivo sul fondale. Il modulo vita è molto bello. C'è un televisore. Sinceramente non so cosa scrivere. Mi sento bene, direi. Lì solamente è piacevole, ne avevo bisogno. Fine della notazione, ok. La fotocamera istantanea, impermeabile. Era proprio qui nel modulo. Deve essere stata lasciata al precedente occupante perché è una di quelle che funzionano sott'acqua. Ancora funzionante. Oh, io ed Emma amavamo fare foto. Anche Pearl. Cosa è successo? Cosa è successo, Stan? Let's get some shut eye. Non si lava nemmeno. E vabbè. Si leva il cappellino, proprio lurido. What? Where am I? I was... What is this? Tra l'altro la telecamera ondeggia, io non sto facendo niente. E praticamente mi avevano fatto fermare qua nella prova. Quindi c'era questa situazione un po' creepy, ma non ho avuto modo di andare avanti. Quindi da qua in poi non so niente. Non posso neanche nuotare adesso. Why is this here? Where did this come from? Tra l'altro questo tilt della camera mi ricorda un po' il primo Silent Hill come idea, quando sei nel vicolo all'inizio. Another one. This isn't. Looks like it was driven. This is so strange. Sì, bello questo cut content di Heavy Rain. In Heavy Rain ci sarebbero state delle sezioni subacquee, solo che le hanno tagliate, poi si sono dimenticati che la trama non aveva senso se tagliavi quelle parti, ma non importa. Not here. In fondo del lago Toluca, sì. Io penso così su due piedi ve la butto là. Era l'idea mia, era che Emma e la moglie, praticamente c'è stato un incidente, hanno perso la figlia e quindi tipo adesso sono in crisi per questo motivo e lui si sente in colpa. Cioè, l'idea mia è questa, che è successo questo. What was that? Ma magari la sto stay down here. Bad dreams already. Cioè, hanno bisogno di spazio, capito? Immagino una relazione dove hanno perso il figlio, la figlia appunto è... Di solito quando si perde male il figlio, la coppia si spacca comunque. Molto spesso succede questa cosa, quindi... Ho ipotizzato che sia andata così. Allora... Ma che dici? Ma ti sembra il momento? Niente, non posso fare niente. Vuole giochi sul computer. Aspetta, da l'acquetta.
alla pianta, per carità. Thank you very much for that, Tim. Those cards. What is wrong with you? Why can't you just let it go? Sì, però lavati, ti prego, fatti una cagata, niente. Ti puoi lavare, ti prego, fai schifo. È da ieri che sto latex addosso, niente. Ti prego, lavati. This will come in handy. Should anything untoward happen? Niente. Non si lava. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. on Tuesday, the 27th of March. I hope you have a productive day. Is there any coffee on this wreck? Ah, ma l'orecchino! Yes, 10 kilograms of Happy Morning instant coffee remaining. Great. Fai il caffè. Ok. Macchina del caffè. È un obiettivo di trama proprio. Sì, ma quindi io posso mangiare? Perché il frigo è bloccato. Cioè, a me sembra abbastanza grave. A me sembra abbastanza grave che il frigo è bloccato, se posso permettermi. Sì, alle croste sotto il latex, esatto, che schifo. La macchina del caffè che fa lo stesso rumore della radio di Silent Hill, comunque. Not bad. Not bad at all. Da nonna, che schifo il caffè lungo. I più grandi peccati dell'umanità. Sounds like Tim's calling. Morning, Tim. There he is. How was the first night? It was, It was good. Yeah. If the whole giant oil conglomerate thing doesn't work out, Unitrench has a bright future in mattresses. Only the best for our chosen few. Now, ready to start the day? Raring. Right then. Head on over to the job board. You're right there. We'll post up the daily tasks each morning. Vabbè, adesso siamo ancora nel tutorial. Simple as that. See you out there. Ricevi le missioni di routine. All right. You seem easy enough, relatively speaking. Raccogli le alghe. Rivato un ceppo strano nei letti di alghe. Vai a raccogliere le alghe verdi. I droni segnalano una perdita vicino alla raffineria. Trovala e riparala. Io la devo riparare? Non ho la scadenza del tempo, giusto? Cioè, ok, no, perché mi sale l'ansia. Hello, user Stanley Moray. Questo è ancora bloccato. Crafting table. Had a whole training module on this thing. Raw materials go in. No, l'hai già detto, me l'ha già detto. Very fancy. Deactivated. Should unpack at least. Must cost a fortune to get all this stuff down. Ah, c'era questo dentro. Founded by a bunch of surfers to keep the oceans clear of plastic and the like. Good on them. Safrada Foundation. Mi sembrava di conoscere già questo logo. Surf Rider, sono abbastanza sicuro che Emma si sia iscritta qualche anno fa. Si è stata fondata da un gruppo di surfisti. Secondo la loro filosofia, se si vuole fare surf bisogna fare in modo che almeno il campo da gioco sia pulito. A quanto pare un intero gruppo si è riunito e ha deciso di fare qualcosa per risolvere la situazione. Hanno iniziato a intraprendere azioni legali contro le aziende che cercano di sfruttare e distruggere le aree costiere e hanno vinto. Dopo qualche anno sono spuntate sessioni in tutto il mondo, anche quassù. Una buona causa, semmai ne ho vista una. Tra l'altro visualizzare immagine, non è visualizzare in basso a destra, non so se vedete, visualizziamo.
E vabbè, ho capito, quindi devo raccogliere le alghe verdi. Ma se invece me ne frego e faccio questa, me la indicherà mica? No, non me la indica. Devo trovarla io, vero? Hi. You never get used to the plunge. Mike seems to be working. Was it not? Salt water's the toughest test bed in nature. Everything breaks down here. Just a question of time. Well, there's the view at least. You said you wanted to get away. Nowhere more away than this. So, serene. I could lose myself in that blue. Wonderful. Just keep your head on. Don't get lost. Allora, quelle sono tartarughe, magari. Queste vanno bene. Ah, that's a nice one. Ok, la tartaruga me l'ha contata. Adoro questi esemplari. Quando ero piccolo la mia stanza era piena di peluche e poster di tartaruga. Ognuna di esse può nuotare per 10.000 miglia all'anno, incredibile. Ce ne sono molte meno di una volta. La pesca industriale e l'ingestione delle plastiche le uccidono dall'interno. Che concept, è bello. È uno squalo azzurro e un polipo. Vabbè, è un polpo in realtà. Vabbè, quello poi vediamo. Guarda! Cos'è? Progetto di lavorazione, forziere, tracce di petrolio, adesivo, impianto, cassetta, adesivo, detriti, rifiuti in plastica. Perché io mi posso muovere sia da sola che cioè a piedi, diciamo, a pinne, che con la Moon. Vabbè, cominciamo a fare le cose che ci dice il gioco senza stare a farci seghe mentali. Ah, così giro la telecamera, così sbocco meglio. Avrei dovuto prendere la Moon, vero? Good. An invasive strain of algae is taking. Too much water, sì. Always fancied myself a horticulturist. Time to flex those green fingers, then. Stavo guardando intorno se c'erano bestioline da fotografare. Allora, raccogli le alghe verdi. Queste devo raccogliere? Sì. 15. Got to be a use for this stuff. Ugh, horrible stuff. True, but it does produce a huge amount of O2. Never know, might come in handy. Ugh, slimy. Ma che ti frega, è la tuta! Ma che mi fare la prima donna? I thought it preferred warmer waters. Well, I wouldn't know anything about that. Hmm. Oddio! Oh. Oh, wow. Hey there. È grassa! Let me guess. Joe? Yeah. Hey there, you. Grassissima! He's quite the celebrity around these parts. Reckon he lost the rest of his pod a while back, poor bugger. Oddio! Giocarellona elegante e curiosa. La foca in genere è così. Non ci si stanca mai di fare immersione in questi esemplari, specialmente con Joe. Sono molto divertenti e sembrano sinceramente interessati agli esseri umani una volta che ci incontrano. Un interesse pericoloso, onestamente. Fortunatamente, quando in molti paesi è stata vietata la caccia alle foche, non sono più in pericolo di estinzione, ma in queste acque ce ne sono molto meno di un tempo. Cicciona! Don't worry, he doesn't bite. This job definitely has its perks. È grassa! Merendina per orche.
Mamma mia, missione completata. La posso pettare? Vieni qui. Vieni, vieni, vieni. Fatti toccare tutta. Oddio, oddio. All right. This bodes well. Now that should do it. Nothing to fret about. It's been dropping signal. Ossigeno basso, sto morendo. Oh no. Sto morendo. Ah no, ce l'ho, aspetta. Okay. Did you get a hold of Emma? No. Gave it a go, but she was out. Scusate. Ah. Yeah. Everything all right there? She wasn't happy with me coming down. Aspetta, aspetta, aspetta. She wasn't as environmentally minded as ever. Yes, I understand completely. I'm just glad she's still there for you. Yeah. Yeah, we'll see. Great. Allora, tra tutte le creature del mare, le cosiddette orche sono tra le più straordinarie. Insomma, basta guardarle. Sono delfini giganti e con grossi denti, intelligenti quanto i loro cugini più piccoli. Spietati cacciatori in branco compatiscono le foche qui intorno, sempre in allerta per paura che arrivi un branco di questi magnifici animali. Ma è questo il problema: un'enorme quantità di ciò che sarebbe il loro cibo è morto se n'è andato altrove. Non possono sopravvivere senza cibo e se si aggiunge l'inquinamento da plastica a cui sono soggetti, il futuro di questi super predatori è piuttosto incerto. Da queste parti giù un veterano si dice che abbia perso il resto del branco e che si sia subito stabilito nella zona dei sommozzatori. Senza dubbio sembra interessato ai miei spostamenti. Poco tempo dopo gli è stato applicato il GPS. Tim ha detto che un gruppo di ricercatori in trench ha colto al volo l'opportunità di seguire una foca come lui. È un po' strano avere un animale selvatico che ti segue come un cucciolo, ma so già che ci farò l'abitudine. Non che mi ci debba affezionare. Eppure sono contento che sia qui. Oh, io stavo per crepare comunque. A fare la scema mi ero scordata dell'ossigeno. You're finding things a bit different from harbor diving. No, yeah, it's good. Last time was, you know, nice, but this feels like the real deal. That it is. Nothing quite like it. Back when you started, must have been different. You'd hardly recognize it. Bear in mind, I was straight off the boats back then. Fishing trawler to deep sea maintenance. It was the Wild West. Unitrench needed everyone it could get its hands on. Sounds familiar. Indeed. Ah, c'è lo squalo, però io come faccio con l'ossigeno? Qua non c'è. Allora lì c'è uno squalo. Che sia lo squalo che mi interessa? Nice. Ah, mi fa piacere. Squalo azzurro? No. Animali bellissimi, eleganti, raffinati e un po' spaventosi. Non che ci sia molto da temere. Nonostante quanto vorrebbero far credere in alcuni film, sono stati registrati solo una decina di incidenti in cui hanno morso qualcuno. Fortunatamente non sono un pericolo di estinzione, anche se non proliferano. La pesca e la carne, soprattutto per le pinne, è ancora molto diffusa. Sì, sì, comunque diciamo che appunto i squali hanno una nomea esageratissima di creature cattive. Questi pesci non vengono cacati, non sono meritevoli di attenzione. Quanta roba! Ciapa tutto! Finders keepers. I think I used to own one of those. Tutto bellissimo, però io non ho l'ossigeno. Cioè io ci muoio al ritorno, forse non è chiaro. Più veloce di così non posso andare. Niente, ragazzi, è stato un piacere. Che succede? Definitely a leak here, Tim. Si è aperto una cosa. Yep, confirmed on our end.
run off from the refinery. Horrible stuff. Okay. Not to worry. Follow the pipe there until you reach the flow control. That should stop it. Roger. No, forse non è chiaro. Pushing the system pretty hard of late. Never been more demand. Modern manufacturing, consumer demand. Sì, ma io sto morendo! Means there might be more leaks, small ones, you know, popping up every now and again. An eye out. E basta! Che continua ad aprirsi sta cosa? Sì, ma io sto morendo! Che devo fare? Sono fottuta! È finita, ragazzi, sono morta. Ossigeno basso, ho capito, ma... E niente. Ragazzi, game over. Mi dispiace. Ciao Stan. Cioè, non pensavo ci fosse una gestione delle risorse così di impatto. Cioè, io spero che mi abbia salvato la cosa che ho fatto e mi fa ricominciare. Can always use more coal. Basta! No! Lavoro deceduto per un errore con l'ossigeno. Modulo standard di condoglianza inviata alla vedova. Nessun risarcimento dovuto. E ho capito. I polpi erano deboli agli spazi angusti e misteriosi. Infatti qua li chiamano polpi. Sì, qua. No! No, vabbè, non conviene farsela. Dim. All right. This bodes well. Well, that should do it. Nothing to fret about. Small drop in signal. Roger. Sì, però scusami, ma mi hai salvato. Ok, me l'ha salvate queste. Questa cosa me l'ha salvata, perfetto. Quindi le foto le ha salvate. È solo la missione che non mi ha salvato. No? Gave it a go. She was out. Ah. Yeah. Everything all right there? She wasn't happy. Coming down here. As environment, però ho un dubbio terribile. Io come esco da sto coso? Ah, posso fare? Ah no. I well, yes, I understand completely. I'm just glad she's still there for you. Come faccio a uscire? Yeah. Yeah, we'll see. Don't you run off now? Ah, ok, così. Ok. Posso uscire. Perfetto. Perfetto. Think I used to own one of those. Ok, ho preso le cose. Ma io spero che me lo ricarica l'ossigeno entrando qua. Sono riuscito a fare game over comunque, cioè, incredibile. Sì. Ah, devo seguire la tubatura? Me lo fa fare direttamente? Credo, non lo so. Perché continua a darmi come obiettivo quello, però... Aspettate. Chissà perché continua a darmi errore, tra l'altro. Let's go. Prima. Continua ad aprirsi quella l'immagine d'errore, ma non era crashato il gioco. Stranissimo.
Ah no? Devo... perdito un metro, niente? Devo seguire la tubatura? Pleased to see me? Sì, però non parlare alla macchina, ti prego. Beh, sì, chiaramente così si fa molto più in fretta. Non pensavo che la prima missione fosse così a grande distanza fin da subito. Cioè, pensavo che l'inizio fosse proprio a due passi dalla zona abitativa. Pattuglia di drone, lì c'è la presa d'aria, ma porca miseria. Plastica, impianto unitrench. Cos'è? Che devo fare all'impianto? Posso fare qualcosa? Pipe heads into a cave. That's it. Valve should be inside. Ah, posso entrarci? One man's trash, another man's treasure. Addirittura. Sì. This is like a sewer. Water's filthy. No, si è bloccato. Ok. Un'idrancia cattiva e inquina. But coal still burns, right? Non so che devo fare. Non mi hai detto niente. Non so da che lato girare. Lo giro. Hopefully that does it. Missione completata. Leaks. Well, it's not repaired, but it stopped leaking. Excellent. The local fishies will, I'm sure, be grateful. Head on back to the life module for now. Don't want you overdoing it. Tim. Non prende più. Timmy, you... connection lost. Okay. Best head back. 14, un'altra zona. Torniamo. Menu, mi dice di tornare. Devo tornare a casa. Vabbè, torniamo a casa, secondiamo il gioco. We're back. Sorry about that. Happens from time to time. Now, tools. There's a crafting table in the storage room. Oh, sì, esatto. Yeah. Noticed it earlier. Nice bit of kit. Usually we'd have the starter blueprints ready to go, but we're running a bit behind. Head over and grab them, would you? Raggiungi il modulo abitativo. No, ma questo cos'è? È un adesivo. Squali, quindi adesso mi dai il nome del pesce perché l'ho già fotografato. Sì, comunque mi ricarica l'ossigeno la Moon. Keeping the ocean clean. Usato per personalizzare le mute da sub. Io queste cose mi servono. Ciao va tutto. Where'd you come from? Allora. Beh, sì, vedete, non è un gioco super dinamico e frenetico, però non lo so, anche raccogliere la spazzatura mi dà soddisfazione, mi fa sentire. Cioè, non è semplice gathering, capito? Cioè, gathering però per persone buone, il gathering dei buoni. Tra i progetti di lavorazione, 0 di 3. Sì, ma dentro il modulo li devo trovare? No, fuori, ma porca miseria.
perché sono giù? Cioè, perché sono fuori? Ma immagino non li posso raccogliere dalla Moon, giusto? Devo uscire per forza. Devo fare tutto il lavoretto di... Sì. Sì, chiaramente non è per tutti, chiaramente non è per tutti, però è molto in linea comunque con i giochi Quantic Dream, secondo me, anche se non l'ha fatto Quantic Dream. Anzi, ha molto più gameplay di tante robe. Unità di combustibile. Adesso. Carburante per unità di trasporto personale. Serve a ricaricare l'incremento di velocità nel sottomarino. Va bene. Lì c'è l'altro oggetto. Somewhat excessive packaging there. Got them. Head inside and get crafting. Allora, riempi la bombola d'ossigeno durante l'immersione. Può essere usato per riparare il sottomarino. Giornale di bordo, proprietario, secondo Nana, turno standard di 4 settimane. Nota personale, non ho idea del perché ci sia anche io, dopotutto questo è il mio giornale di bordo. Effettivamente questo è il mio secondo lavoro per la Unitrench e il secondo sotto la guida di Team Graham. Il primo è stato come spostatore portuale, mansioni di manutenzione di base. Adesso, ora sono qui nell'immensità dell'oceano. Sono venuto qui perché ho bisogno di soldi e di spazio e di tempo, di stare lontano dalla vita. Già. Back to the table now. Try it out. Ah no, try table. Let's get cooking. Time to cook. Time to cook. To cook. Done. All right. Easy as that. Should let Tim know. Che bravo che sei stato. There we go. Right. Che bravo che sei. Sta dormendo. For your safety and privacy, all conversations are recorded. Guarda Joe. To change this unit's vocal characteristics, contact the Uni Trench Legal Department. Tim, I am officially a master recycler. Good way to reuse all the junk you may find out there. Now, we're trying to pin down where these comms glitches are coming from. Mm. Need you to check the local signals just outside. Follow your marker. I can do that. Stay now. Ah, ok, quindi non è finita la giornata. L'antenna del modulo abitativo, ok. Poi ho un dubbio, ma la Moon torna un po' al postazione o resta... Ah, ok, torna. Perfetto. Tartaruga liuto, ho fatto la foto, sì. No, avevo paura che la dovessi recuperare ogni volta, invece per fortuna... Sì, si resetta. Torna al posteggio, diciamo. All right, getting the reports. Yep, maintenance was right. Antenna issue. Stan, need you to check on the antennas. Righto. Heading there now. Tanto che devo fare. Individuo l'antenna malfunzionante. Area delle antenne.
Salve. Allora, poi io spero che non sia troppo grande il gioco, nel senso anche a livello di vastità, per bloccare l'indicatore. In che senso? Tieni L1 per bloccare, premuto L1 per bloccare l'indicatore. Vuol dire? Non l'ho capito. No problems here. Ah, l'intera area è costellata dai sistemi di comunicazione. C'era un'intera giornata dell'addestramento dedicata all'uso e alla manutenzione del sistema, che è davvero impressionante. Prima al mondo del suo genere utilizza ogni tipo di tecnologia proprietaria per garantire che nessuno perda mai contatti con il quartier generale. In effetti hanno insistito un po' troppo sull'affidabilità del sistema, considerando che ci tenevano tanto che imparassimo a memoria le procedure di emergenza. Preoccupante. Ok, perfetto, possiamo scansionarle, ok. Singolarmente, diciamo. No, this one's fine. L'erpo, grazie. Ragazzi, ma manca poco al tipo al turbo col megafotonico, comunque. Qua ridiamo e scherziamo. Siete bellissimi. Oh yeah, this is the one. Tim, I'm at the antenna. Something's definitely not right. Right, I'll radio it in. Have a look and find out what happened. Roger that. Però lì abbiamo un progettino. Aspettate, aspettate, c'è una roba. Andiamo a prendere prima il cosetto. Madonna, sti comandi invertiti. Indicatore personalizzato. Oddio, il lupo cattivo. Grazie, grazie. Ah, grazie mille. Ah, fantastico. Ma ora non vi dà fastidio quel 999? Che brutta persona che sono, mamma mia. Battella a vapore, a che serve? Posso spippolarci? Ecco, a posto, grazie. Quattro cifre, grazie. Ah, guarda quanto spippolo, mamma mia. Shipwreck, this can't be good for the water. Sì, sì, non può fare bene all'oceano, d'accordo. Aha, una cassa. Cosa c'è dentro? Cos'è? How does this even... Oh, I get it. Un oggetto da collezione. Un sacco da box. Un attrezzo da palestra pesante di origine sconosciuto. Ma... E te lo sei infilato in tasca così? Vabbè. Mentre c'è Tim e dice: ma che stai facendo? Ma Stan, ma che fai? Raccogli, fa il procione di mare. So much trash. Just like me. Ah, scusate. Polpo! Un polpo! C'è la foto al polpo. Polpo, fa la foto al polpo! Non ti è piaciuto? Guardalo. Great. Ah, questa gli è piaciuta. Polpo! 8 gambe, 3 cuori, 0 ossa. Chi ha tutti questi arti non dovrebbe avere così tanta intelligenza. Emma ha detto che l'inquinamento ha raggiunto livelli talmente alti e molti stanno diventando ciechi. Oddio! Veramente?
No, che cosa brutta! No, che cosa brutta! Ora sono tristissima! Ma poveri polpi! Accogli le lattine! Aiutiamo i polpi! Aiutiamo i polpi! Grazie, lupo cattivo, grazie. Grazie mille. Che? Porca miseria! Sto errore che dà di continuo, ma che poi non si sa per cosa, che mi apre il menu. Però continuo a non capire dov'è questo. Adesso cerchiamo di trovarlo. Back at it. Oh, continua a rompere le scatole. Credo che siano degli autosave che falliscono. Credo sia l'autosave che fallisce, non lo so. Però mi sembra strano, non mi è mai capitata una cosa del genere. Più che altro se fallisce l'autosave non salva. Cioè, nel senso, poi chiudo e non ho salvato niente. Sì, però io ho qua un altro battello da spippolare. Aspettate. Il metallo, generatore muro AR. Che vuol dire? Wait. Do I have the keys? Ah, yes, I do. Okay. Che? Good. Che stupido. Cos'è? Oh. Another shipwreck. This place is like a graveyard for these things. Sì, però che ansia infilarsi in sti posti, madonna. Non vi viene la claustrofobia? Mi è da morire. E dai, speriamo che la risolvano sta cosa, perché è fastidiosissima. Cioè, comunque è un gioco super immersivo e di continuo la roba che ti poppa e ti dice errore. Io però continuo a non capire dov'è. Non ci sono grotte. Boh. Non riesco a capire. Ma forse dall'altro lato, forse si fa all'altro lato. Comunque dai, andiamo all'area delle antenne. Me ne farò una ragione. Drone rotto. Adesivo. Attenzione. L'adesivo lo prendiamo. Ciao Anabi Chiara. Molto 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 contemplativo. Un titolo lento. Comunque un titolo lento. Però a me intrippa un po'. Cioè, voglio capire dove vuole andare a parare. Poi appunto è molto, cioè, i personaggi, no? I dialoghi. Non lo so, questo personaggio, questo protagonista comunque è così normale alla fine. Stickers. Non lo so, mi affascina. Sure. I can fashion this coal into something. Per certi versi mi fa pure empatizzare di più. Penso che sia successo quello che... Palle. Penso che sia successo quello che vi ho detto, comunque, sì. Cioè, sarà morta Pearl, penso fosse figlia.
Perla, la figlia, non il figlio, il figlio lo chiami Perla, cioè insomma, proprio. Credo, cioè la butto là. Back to the deep. Avrei bisogno, cioè non credo che sia, cioè non credo che si sono solo lasciati, ecco, con la moglie, deve essere successo proprio qualcosa di brutto. Andy. Allora, ladrone è rotto. There you are. Not looking good there, friend. Tim, found a drone. Looks like it got into the oil. Somewhere. Covered in the stuff. Questi droni creano più problemi di quanti ne risolvano, inquinano enormemente l'ambiente, raramente finiscono una missione prima di dover essere ricaricati e si guastano di continuo. Forse dovrebbero creare un drone addetto alla riparazione dei droni. Ok. Ah, è finita la giornata. Mac, no, grazie. Where's that come from? I don't know. Old age catching. Ah, grazie, buona picchiara, grazie. Last week I was up on the rig. There were these trawlers. Remind me of me and your dad hauling in the nets out there. Good old days. Sometimes. What's that? I do think of him. Sometimes. Good. Take the rest of the day, lad. Oh, and don't forget to fill in that logbook. Important stuff, apparently. Ah, c'è un sacco di roba che non ho preso. C'è un sacco di roba che non ho preso qua. C'è un altro ingresso del battello, evidentemente. Ah, c'è un altro ingresso del battello. E c'è, infatti c'è lo scrigno. Aspettate. Ma mi servono queste cose per craftare. E poi per i polpi. Salvare i polpi. Ciao squalino. Eccolo lo scrignozzo. Another plastic bowl. Cosa c'è qua? An old diving helm. Scared the shit out of me. E sembra la testa. Vecchio attrezzo da immersione. Sono parecchi gli oggetti da collezione. Oh, neanche troppi, oddio. Ne abbiamo trovati tipo due in due ore. Ebbene, facciamo un'altra giornata. E dai, rompere le palle. Nonna, c'è la musica, il mare, la pace e l'errore di PlayStation. Che poi vi dirò a proposito, io penso ad Abzu, ma sapete che a me Abzu ha deluso invece? Quando ho giocato l'ho anche finito al 100%, ma mi ha deluso perché era un more of the same di giorni. C'è la parte finale che è tipo uguale. Non lo so, mi ha dato fastidio perché mi è sembrato proprio zero sforzo. Non mi è piaciuto. Cioè mi aspettavo qualcosa di nuovo, ecco. Nonostante sia bellissimo da vedere, però Journey non si batte, mi dispiace. Anche perché Journey ha delle parti che sembrano quasi in acqua, comunque. Dove è tutto così fluido, così liquido, e anche con un pattern cromatico che richiama tanto l'ambiente acquatico. Quindi non era proprio un more of the same per quanto mi riguarda. Altri progetti di lavorazione? Ah sì? Me ne ha messi altri? Me li fanno trovare così? Paride! Arrivo solo ora ma me lo recupero su YouTube. Sì, molto bellino. Chiaramente deve piacere il genere. Non penso neanche duri tanto. Devo dire la verità. Io lo vorrei portare tutto. Anche se capisco non c'è tantissima gente interessata. Però... Ah no. Perché me li dai segni ancora? Baghino. Me li segni ancora? Ma in realtà li ho già presi. Ah, ce n'è uno là però. Heavy.
C'è uno. No, è aperto anche quello. Perché continua a segnarmeli? Il gioco alla fine è un mezzo indie, però peccato per questi piccoli errorini. Non dovrebbe segnarli più sulla mappa i progetti dopo che li hai aperti. Vabbò. Oh, mamma mia. Sì, è il save che fallisce. La mia preoccupazione è: ma salva o no? Boh. That was a day. Lo scopriremo vivendo. Can't be as long as that. Hey, Mark? Right? Chissà se salva. Io posso salvare manualmente. Ok, dice che non ha salvato. Ok, da errore, però salva. Ok, importante che salva. Allora. Allora, Emma Sorca. Non puoi chiamarla Sorca. Non puoi chiamarla. Oddio. Da dove comincio con Emma? Ha una forza incredibile, risoluta, determinata, estremamente intelligente. Mi sento inferiore sotto tanti punti di vista e non ho idea di cosa abbia fatto per meritarla. Di recente abbiamo avuto momenti difficili per circostanze fuori dal nostro controllo, ma ce la faremo, ce la facciamo sempre. Sì, è morta la figlia, sicuro. Un altro giorno, un altro dollaro. È ora di riposare, offriamo noi. Sì. Peccato questo errore. It's probably at work. Ok. Niente, ogni volta che salva fa sta seccatura. Lui non si è lavato comunque, sono due giorni ancora solo, non si lava. Coi calzini che ormai. Mamma mia, che schifo, figlio mio, però. Morto, cioè si è addormentato istantaneamente. Capisco che è stanco, eh. Oh, hanno rotto il cazzo, sì, call center comunque, posso dire. Continua a chiamarmi. No. Not again. Sì, sì, produce le alghe per l'ossigeno, esatto. No. Don't recognize this place. Jellyfish. La telecamera che si inclina mi piace un sacco. Oh, scusatemi, perdonatemi, perché ho un po' rotto il cazzo sto telefono che suona. Ah. My head. No, ma siccome mi hanno già chiamato tre volte per dirmi che ho dei problemi con la fornitura del gas, non è vero. No. Cos'è? Ma che cos'erano? Sembravano pesci da come si muovevano, però devo dire la verità che non l'ho capito. Guardalo, Dio! Guarda, secondo me è perché non ti lavi. Ma secondo me ti lavassi. Che poi c'è un vero mistero misterioso comunque. Couldn't have been something soothing, could it? Ma la radio, che è una normalissima radio con antenna vecchia, di quelle che veramente, probabilmente anche un lettore di cassette,
possibile infilata da qualche parte. Ma come fa ad accenderla a distanza, Tim? Non è nemmeno una di quelle che aveva il telecomando. Non è una radio col telecomando. Come è di quella con le manopole, super analogica. Come fa ad accenderla? Vabbè, non so. Io adesso devo provare a lavarmi. Dai, sì, chiaramente è morta la bambina. Sì, ma io mi devo lavare. Posso lavarmi, per favore? Ti prego. Ti prego, lavati. Non mi posso lavare. Fai la cacca almeno. Fai la cacca, fai qual... Ti prego. Niente. Saponette, esatto. Oddio, c'è una foto di un cane. Probabilmente è solo sporcizia. Ok, let's just get the day started. Good morning, Stanley. Mark, change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Just Stan. I hope you enjoyed that heavy rock alarm this morning. Not particularly, Mark. Not particularly. Looks like an issue with the oxygen balance. Oh no. You should probably mention that to Tim. Che ansia. Don't forget, Uni Trench HR is here for you. Exterior conditions remain wet and cold. Wet and cold. Please note, this unit is not fully waterproof. Please be mindful of any nearby liquids. Today's fact of the day. Oil is formed from the compacted corpses of long dead animals. Today's fact of the day. Vabbè, sì, non... Oil is formed from the compacted corpses of long dead animals. Let's have a look and see. No. Nothing new. Niente, abbiamo il frigo rotto, boh, una situazione disperata. Not a bad place to start the day. Nothing but bad news these days. Niente. Brutte notizie. Non, in realtà lui è nudo, esatto, in realtà lui è nudo. Questa è la sua pelle. In a complete turnaround from yesterday's reports, we're seeing signs of what is potentially the worst storm in recent history. There are procedures for that. Life module's pretty exposed. If there's a storm. No, they'd have told me it. Yeah, I'll be fine. Andrà tutto bene. Better. Lui non mangia, non si sta. Oh no. Are we moving? Tim? God, this headache. No, no, Tim, allora, siamo un attimo, Tim. Tim, you up yet? I was up before you rolled your carcass into bed, lad. Now, what's the problem? Just, checking in, I guess. Still, finding my feet. Well, I'm about to have my third cafe of the day, so check the mission board and call me when you're out in the blue. Will do, and, go easy on the caffeine, old man. Roger that. Right. More maintenance. Ecco. Hydrogen generator outage. Okay. Va al bunker dell'idrogeno. La macchina nella... nell'area arriva dei pescatori e rileva valori strani. Esegue un'ispezione di persona. Ok, però prima fammi un attimo craftare qualcosa. Posso, che posso craftare di bello? Posso usarlo! Imagine strapping this thing on and diving into the unknown. These guys are either real heroes or real drunk. Ah.
Ecco, aggiudo un po', è strano pensare all'immersione di una volta. Ti legavano un pigiama di gomma zavorrato, ti imbullonavano alla testa una palla di ghisa come questa e ti lanciavano negli abissi. Ti separava da morte certa solo un sottile cordone ombelicale con ossigeno pompato a mano. Erano tipi tosti quelli lì. Vabbè, ho capito. Ah, non l'avevo neanche visto. Sì, questa interfaccia tutta tutta giallo-arancione è una curiosa scelta di design. Effettivamente io magari ci vedo più una cosa verde. Invece hanno deciso di fare, ma secondo me è fatta apposta per effettivamente crearti il disagio. Cioè vuole essere rilassante. Però fino a un certo punto ti vuole proprio fare il distacco fra la parte artificiale e quella invece appunto naturale. Cioè, quindi è proprio questo stacco fra rosso e blu e verde. Quindi è il freddo comunque dell'ambiente e i colori caldi invece della parte artificiale, per così dire. Perché vedete, è tutto arancione. Smetti. È tutto arancione, rosso, è tutto giallo, è tutto comunque molto, molto caldo all'interno. Right. Let's see what we can see. Potenziamenti, attenzione. Potenziamenti di cosa? Quindi posso diventare ancora più figa. Io me lo creo. Questo è il cesso, vabbè, non mi interessa, andiamo. Into the wild blue yonder. How was your coffee? Oh, Gesù. You know I always preferred the cheap stuff. Supermarket coffee, granules, huge spoonful of sugar. A man of taste. A man of taste, sì. Ok, allora andiamo a fare la missione impianto unità. Ah, qui c'è un po' di roba, vedete, possiamo procedere. Più che altro forziere. Però non capisco, non me le segna come già prese. Cioè, me le lascia sulla mappa. Il forziere me l'ha fatto sparire. No, forse questo progetto non l'ho mai trovato. Però questi sono rimasti. Ma molto strano. Le cose che abbiamo preso sono sparite. L'adesivo è sparito. Piccolo velivolo. Allora, questo non l'abbiamo preso. Allora, andiamo prima al forziere, ok. How was your night? Any better? No, good actually. Weird dream. Splitting headache. Wait, headache? How bad? Pretty bad. I noticed an issue with the oxygen system. That might explain it. Damn. Yes, there's an imbalance in the mix. Sorry, lad. I should have noticed sooner. It's fine. I should have mentioned it sooner. I'm adding a task, high priority. Check the module O2 systems. This doesn't get you a pass on the other tasks, mind? All right. I'll head there now. Controlla che l'erogazione di ossigeno non presenti anomalie o squilibri. Ok. Componenti elettrici, metallo. Non andare anywhere. Vabbè, io spippolo e poi andiamo. Vabbè, il gioco sì, comunque immagino che più o meno il ritmo rimanga questo. A me non dispiace, devo dire la verità. Still intact. C'è lo scrigno? È uno scrigno questo? No, non è lo scrigno. Poi sono sicura che ci sono dei potenziamenti comunque che ti accelerano certi processi comunque. Per adesso è tutto molto, molto più lento. Un attimo, è un po' diciamo anche come
con Dredge all'inizio è comunque molto lento tutto quanto. Allora, qui c'è lo scrigno. Reminds me of my old Blue Ridge. Ah, no, sono incazzato. Cosa brutta, no? There's a plane down there. Oh, le palle. Too small to be international. Probably a hobby plane. They got lost. Allora, meno male comunque che quando sali sul mezzo ti si ricarica l'ossigeno. Oh mamma mia, e questa, ecco, la mia insofferenza viene per questa cosa. Questa cosa mi dà fastidio a morire. It's cold out there. Allora, siamo qua, andiamo, sì, andiamo qui. Poi andremo qua e poi andiamo al bunker dell'ossigeno. A meno che aspettate. No, controlla l'ossigeno. Ah, è lì. Allora la facciamo a ritorno quella. No, non la facciamo a ritorno. Facciamo assolutamente a ritorno. Ora speriamo che io possa raggiungere il mio obiettivo senza troppo bordello. Ed è qui, no? È qua. Qui è qui, sicuro. Carbone, metallo. Componenti elettrici. Tra l'altro faccio un casino qua. My God. Is he in a trench night more coal? No, si è sovrascritta il dialogo. Stava dicendo una cosa. Stava lamentando della sporcizia. Che poi detto da lui fa riderissimo. Cioè, lui è a causa dell'inquinamento per quanto mi riguarda. Talmente zozzo. Digging a trench just sprinkle these around the ocean. Sì, detto da te che sei un'arma di distruzione di massa, praticamente. Un oggetto decorativo riciclato usato per abbellire l'alloggio? Ah, sì? Ah, carino. Ok, chissà che cos'è. Poi lo craftiamo. Raging Goblin, grazie! Ok, e andiamo all'impianto Unitech. Oh, mamma mia. No, questa cosa la devono assolutamente risolvere. No, ho sbagliato tasto. Annulla, ti prego. No, torna dentro. No, torna dentro. No, non mi si è ricaricato l'ossigeno. Forse si ricarica col tempo. Oh no. Vabbè, ce le ho le cose per ricaricarmelo, per fortuna. Che mi frega dell'impianto? C'è una valvola? Perché dovrebbe fregarmi qualcosa dell'impianto? Devo seguire il tubo, secondo loro. Vediamo. Niente? How are they getting away with this? Isn't any where's this stuff coming from? Forse dovrei seguire il tubo e chiudere la valvola, boh, penso di sì. Cioè che poi chiudo la valvola. Dovrebbero tipo licenziarmi se faccio una cosa del genere. Gesù Cristo.
Cioè, se io seguo questo tubo, no? No, torno dove ero prima. No, torno dove ero prima. Boh. Forse dopo si sblocca qualcosa. Allora, andiamo a fare la missione. C'è Joe, oddio, c'è Joe! Must be the hydrogen tank. Mi dispiace un sacco, purtroppo, che c'è questa cosa. Pressione nominale. Piena di idrogeno, estremamente infiammabili, ma presumo siano sicuri una volta immersi, speriamo. Ah sì, devo entrare dentro. Inquinamento fognario. Ho sempre pensato che fosse l'agricoltura a causare l'inquinamento delle acque provenienti dalla terra, tutti quei prodotti chimici e quei fertilizzanti scaricati negli oceani. A quanto pare non è così. Emma mi ha detto che è molto molto peggio. Tutto ciò che facciamo, insieme all'attività umana in tutto il pianeta, tutto alla fine porta alla contaminazione dell'acqua. Il vero problema sono le società idriche, responsabili del trattamento dei rifiuti e della loro sicurezza. Gli impianti di depurazione dovrebbero pulire le acque reflue raccolte, ma non sempre sono all'altezza del compito. In realtà ci sono ancora luoghi in cui l'acqua non viene affatto raccolta da questi impianti, ma viene scaricata direttamente all'oceano. Ecco perché ci ritroviamo con fogne che scaricano materiale inquinante negli oceani in questo modo. Triste. Sì, comunque, bello che, cioè, l'idea che ci possa essere della sensibilizzazione mi piace. Qui posso fare qualcosa, no? Però posso prendermi l'aria, le alghe. Sì, queste sono utili. That worked. What did they build these things out of? Paper and builder's putty. Era chiuso, ok, dovevo comunque passare di qua, ok. È rotto le palle. Hello, you. Che ansia in tre sti posti. Looks like the heart of the operation. Hey, what's this? Excuse me. Not sure you're qualified to be operating this machinery. Ma che ridere. Mi scusi. Ma. Could you just. There we go. Don't call us, we'll call you. Stan, whatever you did, it worked. Hydrogen levels back to nominal. Yeah, someone was trying to strong arm the system. No idea what that means, no time to find out. Meeting with maintenance department. Rare opportunity to box someone's ears. Get back now, no rush. Might be worth familiarizing yourself with the area. A whole boatload of interesting wrecks around, too, if you'll excuse the pun. And do finish off any routine jobs. It is what we're paying you for. Well, look who it is. Bad news, I'm afraid. We went with another candidate. Sta continuando a parlare col poco, comunque. What, you want me to follow you? This definitely isn't crazy. Following an octopus. Definitely not. Oh. Look at that. You're a much better tour guide than engineer. Thank you.
L'intera area è stata smontata e rimontata per facilitare il lavoro di ogni trench a pompare tutto il petrolio. Non riesco nemmeno a immaginare quanti soldi abbiano speso per scavare sottosuolo roccioso e costruire tutte queste strutture. Dio solo sa l'effetto avuto sulla fauna selvatica. Quando si parla di inquinamento marino si pensa soprattutto alle fuoriuscite di petrolio e alla plastica. Ma quando si tratta di attività distruttive, estirpare barriere coralline e habitat naturali vecchi di secoli deve essere in cima alla lista. Ma non importa a nessuno perché non si vede. Ogni trench fa in modo che non si veda. Beh, comunque tra l'altro non notare come il sistema di sicurezza di Unitrench era tale che... Cioè, è bastato un polpo sul dispositivo per far impazzire tutto quanto, Comunque. Vorrei far notare. Fatto proprio ben benino. Bel lavoretto, complimenti. Ok, ora... Tornando indietro, proviamo a prendere... Guardate, prendiamo la cassetta. Ma facciamocelo sto giro, va. È il gioco che ce l'ha detto. Prendiamo la cassetta. Lo sai, l'unica cosa che mi dispiace è che c'è sta cosa che ogni volta che fa un salvataggio deve rompere le palle. Questa cosa mi dà un fastidio, spero che la risolvano. Prestissimo. Cassetta. Che queste, da quello che ho capito, sono delle cassette registrate proprio dall'organizzazione. Can always put metal to use. Cilindro di ossigeno e cassetta. La nina... Ah no! Ah no! Ok, no, scusate, no. La nina nana preferita di Pearl. È molto creepy che l'abbiamo trovata sott'acqua. L'ho scritto all'università con la mia vecchia band, non mi ricordo neanche come si chiamava. È molto creepy che ci siano queste cose sott'acqua, comunque. Chi ce le ha messe? Vabbè. Sì, William, sì, lo continuiamo. Tra l'altro ho visto che siamo tipo a metà, quindi comunque lo finiamo. Cioè, magari non faccio il completismo, però la trama ce la facciamo. Ho visto che siamo a metà dei capitoli. La trama è molto figa. La trama mi sta piacendo. Cioè, più che altro come è raccontata. Poi la trama in sé alla fine non è niente di incredibile. Però era molto, molto bello come è raccontato. Tra l'altro dobbiamo finire ASAP, perché poi c'è Starfield, esce il mondo. Quindi ci sarebbe più tempo. Ok, questo progetto. Ah, un adesivo. Oddio, è bellissimo. È bellissimo. Voglio questo, tipo subito. Meno male che, ecco, da questo punto di vista, a livello di quality of life è buono, perché hai un buon range di afferraggio, diciamo, non devi stare proprio sulla cosa per prenderla, per fortuna. Ok, e poi, vabbè, andiamo qua, che c'è un altro forziere. Ci facciamo sto giro. Vabbè, sì, vabbè. Chissà come si fa... con le robe lì, come si chiamano queste? Impianti. Che cosa servono gli impianti?
Impianto. Sì. Cioè, ho l'impianto e quindi... Ok. A che serve? Non capisco. Impressive piece of kit. Boh. Chunk of metal. Chissà. Doesn't anyone care what Unitrench are doing down here? The mess they're making. Allora. A bunch of electronics. La Moon sta là. Boh, chissà. Thank God for internal heating systems. Ok. Di qua. Guardate, la cosa importante è che salva a sto punto, perché pensate se non salvasse. Dopo quanto? Tipo 2 ore di gameplay? Cioè, che poi appunto questo gioco a rigiocare è pesante, eh? Cioè, questo te lo giochi una volta, spippoli, poi basta. Cioè, comunque ha un ritmo che te lo puoi giocare una volta ogni 1000 anni, ma non è certo una cosa che lo finisci, mamma mia, non vedo l'ora di ricominciarlo, cioè. Metal. Io vorrei capire come c'è finito lo scuolabus qua, cioè il vagone. Ma come c'è finito qui? In mezzo a nulla. What is that? A hula doll? You're a long way from home. Aloha. Bambola una ballerina. Ok. You know, this just makes me sad. Tossed into the sea. Like the oceans are a dumping ground. E poi, che è sta cosa? Stazione di attracco. Forse per ricaricare la il carburante. Ogni volta che sali mi sa che salva, tra l'altro. Eccolo. Don't you run off now? Adesivo. Si fa lo spippolo qua, è serio qua. Huh. Still sticky. Giustamente. Ah! Science Blast. All right. L'Oppenheimer sticker. Ok. Allora. Vabbè, andiamo. Giusto per curiosità, stiamo comunque tornando indietro. Andiamo di qua. Tanto la strada è quella. Vediamo a che serve la stazione di attracco. Tua mamma batte sotto i ponti. Vediamo. Mi metto qua, no? Che fa? Sì, ricarica, ok, ricarica il carburante. Vabbè, ci sta. Ci sta. Perfetto. Ok. Ah, quello è un progetto di lavoro. No! Che miseria! Allora. È assurdo come non mi pesi minimamente il ritmo lento del gioco, ma esco pazza per quella schermata che esce a mezzo secondo. Lo so, sono strana.
infatti secondo me quando potenzi la Moon vai alla velocità della luce, perché comunque già qua siamo velocissimi. Cos'è? Questo è nuovo. Fai la foto al pesce. Scatta la foto. Mi è piaciuta. Emerald love this. Ok. Cos'è? Scuola elefante. Yeah! Adoro questi esemplari. Ne vedevo un mucchio che sguazzavano nell'acqua con papà sulle barche. Non che avessi molto tempo a disposizione. Papà non è mai stato il tipo che mi faceva stare con le mani in mano. Il problema è che si nutrono così vicino alla superficie che rimangono sempre impigliati nelle reti a strascico. Pare che in Nuova Zelanda siano quasi estinti. Oh, che bellini che sono. Non hanno neanche denti. Sono lì con la loro boccuccia aperta, ingoiano tutto. Solo che poi sono scemi. Che comunque son pesci, gli squali non è che sono proprio dei Nobel alla scienza. Eccolo. Ok. Don't do anything I wouldn't do. Grazie, lupo cattivo, grazie ancora. Buona serata. I can use this with a crafting table. Pixellato? Cos'è pixellato? Effetto pixel per la modalità foto. Oh, che carino. Ma i granchi? Posso fare la foto ai granchi? Anche se sono glitchatissimi, tipo. Sono glitchatissimi. Sono tipo tre pixel. Tre poligoni. Fuel for the fire. Questo ha delle tasche giganti. Ma è allergico al sapone, poverino. Mammi fare pesce sono decisamente due cose diverse. Decisamente. No, gli squali sono pesci. Gli squali sono pesci e hanno un cervello da pesce. Le orche sono tutte su un altro livello. Ah, frena! Le orche non sono assolutamente paragonabili agli squali. Cioè, stiamo parlando proprio di due mondi diversi, solo perché hanno le pinne tutte e due. Allora, quello è un polpo, ma non ci interessa. No, e qui c'è sempre il coso che non riesco a trovare. Questo è quello che non trovo, perché sono scema. E questo invece è il progetto di lavorazione che ho già raccolto, ma che non mi si toglie dalla mappa. Devo accettare la triste verità. Non risolverò mai questo mistero. Urla fuori casa, che a volte mi fanno pure paura, tra l'altro. Allora, vabbè, controlla l'ossigeno. Vabbè, abbiamo già esplorato abbastanza. Abbiamo finito praticamente. Cioè, finito, so. Finito un parolone, però. Per oggi mi sa che abbiamo finito. Allora. Something's not right. I need to check the indicator light. Sai che devi fare? Che devo fare? Non ho capito. Ripristina la pressione dell'ossigeno. Pressure's still too low.
an issue with the O2 cables. Looks like. Let's give them a quick checking over. Forse con... sì, devo controllare un secondo i generatori di O2. Questi sì che sono geniali. Allevamenti confinati di alghe verdi producono talmente tanto ossigeno da rifornire tutto il modulo abitativo. Secondo i registri del modulo abitativo, l'ultima ispezione è stata effettuata 99 giorni fa. Il contatore non sale più di così. Spero che non diventi un problema. Ecco. Ripristina la pressione dell'ossigeno. Stato malfunzionamento. Non ho capito. Sono scema. Che devo fare? Ripristina la pressione dell'ossigeno. E io vorrei farlo, ma non me lo fa fare. Mi dice che devo controllare i cavi. Ci sarà una perdita, il cavo sarà rotto, forse. Devo controllare i cavi. Forse sì, forse. Ready to go. Forse sì, forse. Vabbè, le controllo tutte. Boh. Segnalatore, boh. Forse il segnalatore, eh? C'è quella roba là. Quella roba là? Forse devo... Sì, sì, dai, aspetta, sarà qua. Sarà qualcosa qua. Credo. Ah, eccolo. Emette un segnale costante. Può essere utilizzato per controsegnare... No? Che devo fare? Let's go. Ora devo toccare qualcosa. Io non l'ho capito. Forse si cerca. Sì, immagino ci sarà qualcosa da. Forse questo? No. No, questo è un oggetto qualunque. Non capisco. E lì c'è il regolatore di miscela, però mi dice che la pressione è bassa. Io pensavo che si dovesse regolare da lì. C'è la valvola, fai... Oddio, c'è la valvola. Forse devo toccare sti cosi? Back to the deep. Forse devo toccarli con la manina? Quello malfunzionante? Ah, sì, ok. Ok. Vabbè. Sì, devo farlo con le manine sante. Oxygen flow disconnected. Ed è una cosa buona? È una cosa buona? Here we go. Ah, forse solo quelli... Ah, quelli rossi. Quelli rossi. Cioè, quello che funziona, no? Però questi non funzionano, e quindi li devo chiudere. Non avevo capito. Sono diversi. Thank you, Doug. Cosa? Io non riesco a trovare la moon, dov'è? È lì. Secondo me dovevano rendere più visibile il segnale del veicolo. Back più facile, cioè nel momento in cui fai lo scan deve apparirti subito, perché perdo tempo a
guardarmi intorno e cercarla. Don't go anywhere. Ok, abbiamo fatto. Cioè, no one lives under the lighthouse, però qui praticamente, cioè quella... Cioè, invece di essere il guardiano del faro... No! No, ti odio! No, dai! No, dai, ti prego! Oh. Io pensavo che avessi fatto... Niente. Andare dall'ultimo che non va. L'ultimo che non va che è dall'altra parte. Perché si stanno riaccendendo, mi sa. Credo. Pensate a Redez che gioca a questo gioco. Ce n'era uno qua. Oh, progetto di lavorazione. Non sbattere, non sbattere. Liscio. Ma è quello che non avevo trovato prima. È quello che non avevo trovato prima. Ok. L'ho trovato. A posto. Cos'è? No, no, non ti bloccare. A crafting blueprint. Andy. Miglioramento ossigeno. Oh, buono. Aumenta la capacità del serbatoio di ossigeno. Ma mi posso fare le pinne più lunghe? Per andare più veloce? Pinne migliorate? Era da un po' che non lo faceva. Tutto questo non è manco lavoro. Ah, ok. Tutto questo per non morire. Cioè, lo scopo di questa operazione è non morire. Intossicati. Che brutta morte. Adesso abbiamo finito. No, no, no. Vado una botta. Fa niente, fa niente. No, ho sbagliato. Sbagliato. Di qua. Time to go, man. Ce l'ho fatto. L'ho fatta. No, dite no, ce n'è un'altra. Devo farle tutte, no. C'era pure l'altro lato. Sì, ma perché mi dice Dan allora? Che miseria. Ti odio. Ok. Fiend, don't fail me now. No, no, no. Abbiamo finito. Mancava una sola. Basta. Ora è finito. Ok. Let's see if that did it. Oh, e adesso è fatto. Adesso è fatto sul serio. Calibra la miscela. Fium. I'll be back. Ci siamo riusciti. Che bei sistemi avanzati di gestione della tecnologia. In realtà è molto realistico, le super corporazioni comunque poi che hanno la roba con le rotelline mosse dai criceti praticamente.
è giusto così? No? Così è sbagliato, scusami, deve stare sul verde. E infatti, deve stare sul verde. Non era abbastanza verde, evidentemente. Aspetta, così? Pressure's back in green, Tim. Okay. Looks like the oxygen is back in order. Okay, good. Glad we caught it this time. This time? This time? The lad was down there for weeks before he said anything, so he sawed. When we finally got him up, he was raving beside himself. Said he'd seen things in the dark. Oh no. Things from a lifetime ago. What was that? Nothing. Back to work. Thanks, Tim. Che missioni ho? Niente. Stan, got a priority assignment. Attenzione, attenzione. Go ahead. That bloody storm. It's shifted course. Blown a container ship to hell and back. What do you mean? She lost some cargo in the containers. We need to find out where they landed and make sure they haven't damaged our infrastructure. God help us if they've cracked one of the trunk lines. I'm on it. Training wheels are off on this one, Stan. This is the real deal. Ah, the real deal. Oh, fine. The real deal. Oh, allora. Emergenza, container dispersi in mare nella tua zona. Trovali e identificali. Però non me li stai mostrando. Qua. Emergenza. Andiamo subito. Dopo la missione palla di girare le valvole. La balena! La balena! La balena, la balena! La foto alla balena! La foto alla balena! La balena! La balena! Nice! Stan Hub! Sunny? Secondo l'indicatore scansione, quelle BM6 Sunny ed è una delle cose più incredibili che abbia mai visto. Tutto ciò che riguarda questi animali è pazzesco. Un cuore grande come un'automobile, vene in cui si potrebbe nuotare. Il più grande animale che abbia mai onorato la superficie del nostro pianeta. E grazie a Sunny posso nuotare con uno di loro. Incredibile. Negli anni 20 veniva data la caccia senza sosta, ora è vietato, ma continuano a morire urtando le navi e vengono disturbate dall'inquinamento acustico. Ce ne sono molte meno di quante dovrebbero essercene. Oddio, è una vera balena che parla nel studio adottato a distanza. Che bella questa cosa. Che cosa dolcina. Raggiungi l'area dei container dispersi. Ma che carina. Sì, sta salvando, anche se dà l'errore. Mi ho controllato prima. Up any containers. I need you to check them so I can mark them off against the manifest. And don't forget to let me know if anything looks damaged on our end. Will do. Allora, rifiuti in metallo. Ok. Giocattoli abbandonati. Third time's the charm. 0384. Bambole principessa Griffin. Princess Griffin dolls. Someone's not getting that birthday present. No. Dolls. But this thing is huge. Welcome to the wonders of international shipping. No. Parti per auto. Stazione di attracco, le foche. 0809. Toilet paper. Toilet paper? Toilet paper.
stupito della carta igienica, boh. To the next. 1106. Ah. Not on my registry. Or rather it is, but its contents aren't listed. Something about deep sea research. Ominous. Oh no. Quanti... Madonna, quanti sono? Perfect. 3105. Checking. Aha. That is a container containing materials for more containers. Oh, right. Well, next one. Tim, I can't read the number on this one. Attenzione. No, it's too badly damaged. Because things were going so well. You're going to have to find a way inside. The number will be in there too. Inside? It looks pretty... Look, just... I'm sure you can find a way in. Don't worry about damaging the thing. Just give it a try. Okay. Va bene, vado a provare a entrare. Con la pressione dell'acqua, come devo aprirlo? Come faccio ad aprirlo? You don't belong in here. Okay. Oh, oh, hey, whoa. Whoa, 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 whoa. Shit. Oh, di minchia, addirittura. Got a runaway container. I'm following it down into the rift. Careful. Don't get beneath it. Madonna. Dai, e basta. Io lo seguo. Impact. Broken through to a lower cavern of some sort. Posso entrare? No? Ah, no! No, ah, è trama! Non ho neanche l'ossigeno! Ah, no, non ho neanche l'ossigeno! Devo proprio... Ora ce l'ho l'ossigeno, prima non l'avevo, ok. Ci ho sperato. Back to the job. Ti prego, entra! No? Si è buggato? No, dai, ti prego. Entra. Got the focus on my objective. Niente, non posso entrare, devo andarci a piedini, ok, vabbè. Ho abbastanza ossigeno, per fortuna. Campane. Sì, ma che ansia. Cosa sono? Cosa sono quei cosi? Looks like the fool broke it open. Toys. Non so cosa sono sti cosi, ma li devo. Li devo fotografare. Well, no! This is. Damn thing. How did this get here? I mean this cave is far too. There's no way it could have gone. Tim, I don't know if you can hear me, but there's a wreck down here. Submarine. Old. I'm gonna take a look. E i pesci? C'erano i pesci! C'erano i pesci, non li ho potuti fotografare. Vabbè. Ah, li posso prendere. Sì. E i giocattoli? Lì ci sono le mine, tra l'altro. Ah, plastica, ok. Raccoglie 25 pezzi di plastica. Mostly intact. Useful. Bello. Looks like I hit the bottom with force. But from where? This doesn't make sense.
In any case. Oh, Gesù Cristo. A lot of people's stories ended here. And Jihad. Ma non le prendere! The war's 30 years ended. Ma che cosa? Un'altra fonte di inquinamento. Dopo la fine della seconda guerra mondiale sono state scaricate su tutta la costa munizioni come questa. La maggior parte non è a rischio di esplosione, ma questo non ha impedito alle sostanze chimiche nocive presenti all'interno di fuoriuscire a avvelenare le catene alimentari locali. Emma mi ha mostrato una relazione in merito. Solo nel Mar Baltico sono state scaricate circa 1,6 milioni di tonnellate. Nessuno se vuole assumere la responsabilità. Ok, un'altra delle principali fonti di inquinamento è rappresentata dai container abbandonati. Recuperarli costa troppo, quindi restano qua giù a diffondere inquinamento nelle acque. Vengono dispersi in mare più di 15.000 container all'anno, ma a volte le compagnie non li registrano come dispersi. Oltre a essere responsabile di quasi il 3% delle emissioni mondiali di CO2, il trasporto marittimo sta anche riempiendo i nostri oceani di enormi scatole metalliche contenenti varie fonti inquinanti oceanici. Molte di queste navi portacontainer sono vecchie, in cattivo stato di manutenzione, fragili come una farfalla. L'incuria è stupefacente. All this junk have to rot. Out of sight, out of mind. Mina? Posso... Un piccolo esplosivo è stato per rimuovere... Ah, vabbè, ok. Mi sembrava... Spiega e mi sparo l'ossigeno. Fresh air. Fresh proprio. Sì, potresti anche andare un pochino più veloce di così, no? Non so perché va così lento adesso. Va più lento di prima. Allora, lì c'è un blocco, quindi mi servirà la mina, forse. No, non ha tinte horror, ragazzi, non credo, è una cosa psicologica, ma non è horror. Non so perché va così lento, ragazzi, vi giuro. Va più lento di prima. Ma perché? Chunk of metal. Ah, perché l'ho presa già la mina. Ok. Devo fare. Ah. Ok. Hasn't been open for decades. Solid and useful. Ok. Vertigicali, grazie. Io spero non mi facciano tornare indietro. Mi sa di sì, però, eh. Cos'è? Lo sporco segreto dell'azienda. Che cos'è? Easy does it. Cosa c'è qui dentro? Cosa scoprirai di terribile qui dentro? What happened here? Quello è uno stivale di bambino, però, che ci fa lì? Lime fizz. This had better work. Prendilo. Where's all this coming from? No sign of the crew. No remains. This doesn't feel right at all. Si è aperto. God. My head. Oh no. What's this? Oh no. No, diciamo che non era horror. A diving glove. Brand new.
È strano, appunto, è strano che c'è roba di questa roba. È strano pure per lui. Ok. Amazing this stuff still works after what? 30 years on the bottom. Aggiungi lo strano bagliore. I hope I don't come to regret this. What is that? I don't. What? Hey. Is this real? Adesso sbaglio e metto la mina. No, come back. C'è la foto, faccio la foto. Faccio la foto là. Lovely shot. Ecco. Musica sono molto belli. How? Like the one from my kit. But this cave was sealed. This wreck was sealed. Fatti. Carino, cioè trovi l'ossigeno, però effettivamente è strano. Come te lo giustifica questa cosa? Intanto ci ha patito la mina. Grabbing a mine. Così. Che senso ha sta cosa? Chissà se la spiegano. That was. I saw. Where did it go? I saw it leave. I. Gone. There's nothing here. Tim. Oh, I need to call. I saw. Che hai visto? Calm. Down. Can't talk to him like this. Ranting. Ah, I can't tell Tim about this. He'll think. He'll pull me out. Ah, my head. God. Sì, però. Perché non va più veloce? Perché non va più veloce di così? È lentissimo! Cioè, in sti pezzi, no? Fammelo velocizzare un pochino. Ma non è che c'è Joe. Cioè, fosse anche solo una cosa scema, tipo la foca che ti aiuta a risalire. Sta lì, ti afferra, ti afferri la codina, ti tira su. Time to... Oh mio Dio! Leave. Ma non me l'avevano detto! Ok, sono un idiota. Si può andare più veloce. Però consumi l'ossigeno. Scusatemi, non lo sapevo. Lights are all green. No, vabbè. Ready to go. No, vabbè. Eppure un altro tasto. Ah, guardate che ha preso la spazzatura! Ha preso la spazzatura! È un altro tasto rispetto al turbo della... Yeah. Yeah, it's me. What the hell happened? Niente, è tutto a posto. Ho scoperto che posso andare più veloce. Old World War II, probably. I was. There was. Something else? What? Slow down. You're not making sense. I'm fine. I'm fine. Stan. You still there? Yeah. I'm here. I'm just tired, I think. Yeah, I'm just... Look, we logged all the missing containers. Job well done and all that. Get back to the life module. Looks like there's a whole heap of shit coming your way. I'm okay. Okay. Everything's fine. If
if you say so, lad. Just don't go disappearing on me again. Bad for my nerves. Perché stanno facendo apparire adesso i nomi dei... della gente che ci ha lavorato? What's that? In the wreck there was a... I saw... Ah, never mind. Just thinking about... everything's fine. Heading home. It's all right, lad. Whatever happened, it'll be all right. Okay. Stan, one last thing. Attenzione, comincia adesso il gioco. Emma tried to call. What? When? Wait, how did you... I'm not monitoring your calls or anything. Merc just activates a ping when there's an outside connection. Right. Okay. Well, okay, I guess I'll call her back before I hit the sack. Dovresti anche lavarti, se posso dire. Niente, eh? Keep on dancing. Ah. Per un po' di tempo se ne vedevano ovunque. A un certo punto ogni volta che prendeva un taxi aveva il 60% di probabilità di trovare una di queste ballerine polinesiane lì sul cruscotto. Più che opportuno, secondo me. Sono contenta che questa moda sia passata. Beh, ok, un po' esagerato. L'immersione implica un gran lavoro di gambo, polpacci di ferro, ma la parte superiore del corpo avrebbe bisogno di una piccola messa a punto. Quindi grazie al cielo ho trovato questo sacco. Mi dovrebbe permettere di fare un buon allenamento. Hello? Hello? Attenzione, attenzione. I can hear you. Me too, I... Emma? Yeah. Oh, okay. Okay. Hi. Hi. How have you been? Yeah, is everything... Sorry. No. Go on. I missed your... I was out on assignment when you called and... Uh-huh. It's fine. I wasn't... No, really, it's fine. It's fine. So, how have you been? How's Surface World? Good. Work is, hectic. They found a new subspecies of Sosteraceae, so I'm trying to integrate that into the syllabus last minute, and the Vibrio Parahemolyticus dissertations are, well... you get the idea. Everything's fine. Great. And you? Lei tipo biologa marina, lui lavorava al porto a raccogliere la spazzatura. Tired, but in a good way, I guess. Busy, tired. Unitrench is still Unitrench when it comes to quality control, you know. Well, good to hear that particular grudge remains justified. Yeah. Momenti imbarazzo incredibile. So, did you get my message? Yes. Yeah, I did. I just things are I'm worried, Stan, about you. No, I don't want you to. This isn't healthy. It's been 3 years. I love you and I miss you, but hiding yourself away won't. No, please, just. And you're not the only one who's suffering, but we can't live there anymore. Back there.
I need you with me here. Ah, quindi è lui che si è allontanato. I am with you. I mean, I want to be. But I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. Sorry, I didn't mean to upset. I just. Tutta questa storia con la bambolina comunque accanto fa troppo ridere. Ecco. What? I can't. Ho bisogno di tempo per lavarsi. I can't. Don't want to lose another part of my family to that company. No, voglio sapere di più. No. She can be so. Why can't she just have a little faith in me? God damn it. Did I water you yesterday? Let's say yes. L'ho riscritto 3 volte, ultimo tentativo. Oggi ho visto qualcosa in un relitto. C'è un vecchio sottomarino qua giù in una grotta. Non ha alcun senso. Non può esserci arrivato da solo. Dentro c'era qualcosa. Ho sentito una persona, forse. Ora che lo scrivo sembra ridicolo. Insieme agli incubi che ho avuto c'è sicuramente qualcosa che non va. E tu scrivi questa cosa così la compagnia sicuramente... It's cold. And... I miss... Ok. Time to sleep. Che schifo, si smutisce così unto con le calze e diventò sempre più nere. Sì, esatto, chi lo sei tu? Back here. Ma infatti immaginavo che era la voce della figlia. You. Fermissima comunque, non vorrei dire. Vai. Oh. Infatti i stivali erano da bambino, erano della bambina. Oh. My sweet pearl. Daddy loves you. Perfetto, è impazzito. Perfetto. Perfetto, grande. La bambina nella bisa, bambina medusa. Bravo. Qui c'è la tempesta. 11 giorni dopo. No, non c'è live stasera, ragazzi. E dai, che palle, ma non... Cioè, ti sto facendo la leva un po' più lunga apposta. Infatti hai il lettore cassette. Avevo visto che aveva il lettore cassette sta radio. Come fa ad accendersi da sola? Oh, ok. Today is the big day. The big one. Coffee. Yes. Mandatory. Mandatory. I hate you with all my being. Never thought I'd miss the sound of traffic. Questa l'abbiamo trovata. Ma sai pure suonare? Ah, no. La canzone della balena. Ah, devo tenere premuto.
Che bellina però sta cosa. C'è pure il minigioco, ma che bellino. La canzone della balena. È pure difficilino, a livello senza tutorial, senza niente. Good morning. Much better. È leggermente fissato, diciamo, l'ha presa molto male. Dio. Niente. My happy place. Niente. Ci ho provato. Trench branded paracetamol. Ci ho sperato. Ci ho sperato, ma purtroppo. Uni Trench 101. Unions are bad for you and bad for your friends. Ecco. È for your job. That was a find and no mistake. Makes the whole place feel more familiar. Adesso sì che si ragiona un reperto e posso davvero utilizzare. Sembra che l'ustodia fosse ermetica, quindi o si tratta di un modello estremamente prezioso e il proprietario era un maniaco della pulizia. In ogni caso ora ho modo in più per passare il tempo. Oh mio Dio! Vabbè, leggiamoci queste cose. Qualsiasi cosa abbia fatto con l'ossigeno sembra aver funzionato. Il mal di testa è sparito. Oggi mi aspettano altre mansioni di routine. Qualche perdita, un tubo disallineato da spostare. Mercury si rifiuta di imparare il mio nome correttamente. Se non fosse impossibile pensare che si stia prendendo gioco di me. Ho giocato con Joe prima di rientrare. Non dovrei affezionarmi. Non so se scriverlo o meno, ma ieri notte ho sognato Pearl. Era qui con me nelle profondità del mare. Sembrava felice. Io ero felice. Devo parlare con Tim a proposito dei sonniferi. Oggi c'è stata una piccola emergenza, una delle piattaforme di rifornimento si è rovesciata. Tim mi ha avvisato ma non è venuto fuori nulla, quindi ho trascorso l'intera giornata nel modulo. Ho letto un sacco, ho guardato il telegiornale, ho dormito, tutto sommato vorrei che avessero avuto bisogno di me. Volevo spazio, volevo quiete, ma se quello spazio è vuoto è fin troppo facile riempirlo con le cose che volevo dimenticare. Sono tornata al lavoro, ho rinforzato i supporti della linea principale e cambiato i filtri dell'aria su Moon. Ha chiamato Tim, mi ha detto che era il suo compleanno, me lo sarei dovuto ricordare, 2 giorni prima di quello di papà. Mercury ha detto qualcosa a proposito del mio dimagrimento. Devono esserci dei sensori nel pavimento? Inquietante. Mercury è il robottino. Oggi sto meglio, tenersi occupati, è questo il segreto. Nulla da segnalare dal punto di vista lavorativo, mi sto abituando a questi orari. Stamattina ho fatto un salto di qualità. Ho chiamato Em, è stata una cosa veloce, imbarazzante, sembrava distratta. Ha detto che aveva un appuntamento dal medico, niente di cui preoccuparsi pare, ma io mi preoccupo. Non so mai cosa dirle, Pearl è sempre lì, incombe su tutto. Abbiamo trasformato il suo ricordo in un muro che ci separa. Esattamente quello che volevo evitare. Compleanno di papà. Programma di lavoro regolare, una grossa perdita, un sacco di greggio nell'acqua. Tim ha detto di non preoccuparmi, ma ha capito che mi dava fastidio. Mi sono venduto? Crescendo nei trench era il nemico venuto a rovinare metodi tradizionali con il suo giro d'affari. Era così se parlavi con papà. L'industria ittica è morta, i pescherecci sono andati altrove, le città sono deserte e la gente si è trasferita. Ma alcuni sono anche arrivati. Un'idrenza ha generato centinaia di posti di lavoro, forse migliaia. Guarda Tim, da lupo di mare a dirigente. Ma vedere tutto quel petrolio, il pesce intrappolato nella sua morsa, non so. L'ho sognata di nuovo, Pearl, ma lei è sempre qua giù con me. Vedo posti che conosco ma sott'acqua, balene sopra di me. Almeno il mal di testa non è tornato. Tim ha detto che domani ci sarà una consegna alle scorte. Cibo, attrezzi. Ho chiesto un giornale ma non mi ha potuto promettere nulla. Vorrei che avessimo più tempo per parlare durante quelle telefonate, come facevamo una volta sulle barche, ma è cambiato. Mi chiedo se lo sono anch'io. Scorta arrivata, nessun giornale, un sacco di riso. Mi sono incastrato la mano in una valvola, mi sono ferito e ho dovuto aprire il kit di pronto soccorso. Ho parlato con Tim e sembrava sinceramente preoccupato e mi ha detto di tenerla sotto controllo. Ha chiamato Emma, non ho fatto cenno alla mano, sembrava di nuovo turbata, ancora di più. A un certo punto sembrava quasi in lacrime. La cosa buffa è che non stiamo parlando di niente di speciale. Preparare da mangiare, credo. Mercury ha di nuovo sbagliato il mio nome, avrei giurato che avesse sorriso. Stamattina ho portato Moon in superficie e mi sono seduta a guardare il sole sorgere. Oddio che bello! La prima vera sensazione di pace che ho provato qui fuori. Dopodiché la giornata è stata intensa. È stato abbattuto un intero sottoalveare di droni. 15 di questi aggeggi si sono nascosti in una grotta finché non si sono spenti. Sembrava quasi che qualcosa li avesse radunati lì dentro, intrappolati. Tim ha chiamato per congratularsi con me. A quanto pare la mia prestazione ha superato le aspettative. Devono aver abbassato gli standard di molto. Oggi Emma mi è mancata molto. Le sarebbe piaciuta moltissimo quell'alba.
Nulla da segnalare, però il lavoro è proseguito come di consueto. Ha chiamato Emma, in qualche modo è andata sia meglio che peggio della volta scorsa. Si è aperta verso la fine, poi quando ho detto che mi stavo abituando ai ritmi di qui si è bloccata, mi ha dato quasi dell'egoista. Forse ha ragione, ma ancora bisogno di tutto questo. Avrei voluto portare su Moon per vedere il tramonto, ma ero troppo stanco, vado a letto. Ok. Volevo capire, miglioramento ossigeno. No, non posso. Ma la decorazione? Oddio, una barchetta. E dov'è? Dov'è la barchetta? Dov'è? Chissà dove è finita la barchetta. È quella? Forse è quella. Ok. Oh boh, ragazzi, dai, ci fermiamo qua. Just need to clean. No, no, it's fine. Figurati. Need to change things up a little tonight. Chili con carne. Chili con carne? Con carne? Bubble crisp. No, ho sbagliato missione, tra l'altro. Vabbè, facciamo il caffè. Però non so dove voglio andare a parare. Quindi avevo capito bene fin da subito, avevo capito l'andazzo, però... Cioè, come finisce sta storia? Quindi è lui che è scappato. Who knew I'd meet the love of my life down here? Sorry, Emma. Madonna. Wicked currents out there. Yeah, structure definitely needs securing. Let's see what's on today's menu. Ok, geodi, risorsa, dati geologici, va bene, ok. Tim. Come in, Tim. Morning. Was just about to call. You need to... Way ahead of you. Picked up the missions. Ready to go. Good man. I'm sorry, Stan. I'm going to have to leave you. Big meeting coming up. Something about the production lines. Roger that. Good luck. Out. Yep. Bye for now. No, I'm coming. I said... Okay. Allora, bel messaggio di errore. Ok, bel messaggio di errore. Però in teoria, dato è l'ultimo salvataggio, 18 e 15 e 26, quindi adesso. Quindi niente, ci fermiamo. Ma secondo me ma vale la pena finirlo. Una cosa chill, tranquilla. Vediamo dove vuole andare a parare la storia. No, Andre Denaia, arrivi tardino. Arrivi un po' tardino purtroppo. Siamo in live già da 3 ore. Quindi stiamo chiudendo. Grazie ancora a tutti. La live chiaramente la ricaricherò su YouTube. Potete recuperarla anche su Twitch. Vediamo un secondo. Vediamo. Abbiamo Intel. Sta giocando Blasphemous 2. Facciamo subito il raid, allora. Dai, ragazzi. Buona serata. Salutatemi Intel. E noi ci vediamo domani. Grazie a tutti.